qui si poteva ammirare la bellezza degli ex voto che annualmente venivano offerti all'Annunziata. Alla vigilia della Natività e alla vigilia dell'Annunciazione si espongono qua gli ex voto, che dovevano essere tantissimi, in cera, in tavola, anche come persone intere a cavallo, eccetera. E questo è un uso fino dal 1300, fare queste cose per l'Annunziata. E da questo prende il nome di chiostrino dei voti, per accogliere un po' questi pellegrini, perché potessero essere un po' riparati. Questa gente arrivava al vespro, alla sera, ripartendo poi alla mattina, e passavano di per sé la notte, quasi tutti, all'Addiaccio, in quella che era la piazza che si stava lentamente formando. Chiostrino è anche una vera storia dell'arte, con Cosimo Rosselli, la vestizione di San Filippo. Il Baldovinetti, la Natività, ma poi la grande produzione fiorentina, Andrea del Sarto con l'Adorazione dei Magi e la Nascita della Vergine, il Franciabigio e l'Assunzione del Rosso Fiorentino. Questo è il chiostro del 1400, o meglio, della metà del 1400, che comunemente i fiorentini chiamano il chiostro dei morti, perché a un certo punto si cominciò a seppellire all'interno del chiostro. Ci sono lapidi riguardanti frati, lapidi riguardanti giuristi del Principato, lapidi riguardanti musici, ma anche popolani, gente comune che chiedeva di essere seppellita all'Annunziata per la devozione vissuta verso la Vergine durante la propria vita. Esisteva già una cappella e la chiesa si sviluppa a partire da questa costruzione già esistente. Si decide di fare un affresco, forse nuovo, forse riprendere quello vecchio, dell'Annunciazione. E questo è affidato a un certo pittore che si chiama Bartolommeo, il quale resta costantemente scontento del volto della Vergine. Si addormenta come in estasi e quando si sveglia trova già dipinto il volto della Vergine. E questo fa sì che questa chiesa, che è già legata al cuore dei fiorentini perché è il segno della loro libertà civile e della professione di fede religiosa contro i ghibellini, diventi veramente un cuore pulsante della città. Almeno ufficialmente la famiglia Medici, sia nell'epoca di Piero, sia nell'epoca di Lorenzo, e poi anche nel tempo della Signoria e del Principato, non impongono mai un aperto patronato sulla Cappella dell'Annunziata, in quanto la ritengono chiaramente, a partire da Pietro di Cosimo, la cappella del popolo fiorentino. Thank you.
alle liturgie, veniva agli incontri, alle meditazioni e così. E trovavo sempre una pace, una serenità, un confronto soprattutto e anche amici. Vedevo tanta gente che frequentava su Montesenario. Montesenario, secondo me tutti lo devono conoscere, ma non è da tutti poterlo vivere, secondo me, perché come si può vedere è anche molto austero, rigido, anche come clima. Però c'è anche questa natura così esplosiva, così intensa e questa pace assoluta. I servi di Maria sono nati come fratelli, come amici, da una profonda amicizia, da un profondo desiderio di stare insieme. Come noi poi alla fine, sì, sono partiti dalla Santissima Annunziata, prima era a Cafaggiolo, da questo servire i poveri, insomma nel 1200 non c'era certamente la sanità che c'è oggi oppure l'assistenza insomma statale. I sette primi padri erano tutte persone mercanti, comunque erano agiati rispetto ai poveri che avvicinavano. Hanno lasciato tutti i loro averi, perché fra di loro c'era chi era sposato, c'era chi era vedovo, c'era chi era invece laico normale. Quindi questo desiderio praticamente di vivere più intensamente una vita di preghiera, di contemplazione, anche di penitenza. E quindi si sono ritirati su in questo luogo per fare il eremitaggio. E intorno a questa cima, proprio su questa cima, si costruirono la chiesa, però i frati vivevano anche in queste grotte che sono disseminate qui in varie direzioni. Ma per me lo vivo come un processo inverso, no? Così che fecero i sette santi che nacquero in città e poi si spostarono per approfondire la propria spiritualità in cima a un monte, appunto. Io la vivo un po' all'opposto, cioè si maturano le esperienze di fede in cima al monte e poi nella città si riporta quello. Nella Santissima Annunziata mi rappresenta il concretizzarsi di una spiritualità maturata dentro, insomma, nell'interiorità della persona. Appunto abbiamo trovato alcune risposte a quelle domande che poi sono profonde e quindi ci si lavora sicuramente una vita, però ecco, qui c'è una risonanza molto forte di queste esperienze. L'esperienza servitana, appunto, come diceva Sandra, è un'esperienza collettiva in cui si raggiunge una santità insieme. L'ambiente qui di Montesenario è un ambiente, in tutto l'ordine dei Servi di Maria, molto accogliente. Per noi fraternità è proprio vivere in contatto con noi stessi, con la realtà proprio dei servi e vivere questo spirito fraterno. L'Annunciazione io la vivo come dire ma a me? Cioè, sono proprio io che mi ha scelto, io con tutti i miei difetti, i miei peccati, con tutte le mie incoerenze, ma proprio me. E, ecco, per me è bellissimo, insomma, voglio dire, è qualcosa che è dato proprio ai più piccoli, no? O a chi magari io non pensavo minimamente di dover salire quel giorno su Montesenario.